Ciao Emanuel, sono dichiarato ma non mi presento alle persone con "e sono gay". Ultimamente le mie colleghe chiedono in giro circa il mio orientamento sessuale, facendo scommesse su di me. Come mi dovrei comportare? Lavoro lì da poco e mi dà fastidio che debbano spettegolare. Ciao Carlo, con il tuo "non mi presento con un "e sono gay" in realtà sollevi una questione interessante sulla quale mi sono interrogato anch'io. Vabbè, nel mio caso per lavoro ho a che fare con persone che sanno già chi io sia, quindi non c'è il problema del coming out, ma in altri ambiti invece sì. Ad esempio, settimane fa ero alle poste per svolgere delle pratiche per il mio ragazzo americano e a un certo punto ho detto "per un amico". Mi sono proprio chiesto, perché non ho detto "per il mio ragazzo", quando qualsiasi altro eterosessuale avrebbe detto "per la mia ragazza, per il mio ragazzo"? Mi sono dovuto chiedere, è perché mi vergogno? Credo di essere onesto nel dire che la risposta è no, anche perché non sarei qui a fare un video per gay.it. La risposta che mi sono dato è che nel momento in cui rivelo il mio orientamento sessuale c'è comunque un momento di sorpresa o di imbarazzo. Magari non è necessariamente di disagio, ma comunque di sorpresa e imbarazzo. Questo sì. E io, in una conversazione che per me è completamente priva di significato, non ho voglia di dover gestire l'imbarazzo dell'altra persona. Va anche detto però che se effettivamente lo facessimo anche in queste piccole cose sarebbe una grande crescita, perché è così francamente che cresce la società, grazie a questi piccoli coming out. Invece il mio ragazzo americano, sarà che vive da 17 anni a San Francisco, lui proprio mi ha sempre presentato in qualsiasi ambito, anche proprio in cassa al supermercato, con "my boyfriend". Sono queste cose che ci fanno proprio capire il livello di accettazione e di normalità con cui è vissuta l'omosessualità. Veniamo ora al tuo ambiente lavorativo. Io, quando ripenso agli ambienti lavorativi in cui mi sono ritrovato, soprattutto all'inizio della mia carriera, come potevano essere delle agenzie, non ricordo neanche il momento del coming out. Cioè, proprio bastava un commento e semplicemente entrava nel discorso, che probabilmente è anche la cosa più facile, più giusta per tutti. Tu poi hai naturalmente diritto alla riservatezza e nessuno ti costringe a dire nulla. Dipende dal rapporto che vuoi avere con queste persone. Sai anche tu che nascondere cose come la nostra sessualità, la nostra affettività, significa poi avere un rapporto con l'altra persona formale, di circostanza. Se è quello che vuoi, basta, fregatene dai loro pettegolezzi. Se invece vuoi un rapporto con le tue colleghe, con un investimento personale maggiore, allora sì, dovresti rivelare come stanno le cose. Basta un semplice commento, basta un commento su una persona, un commento alla tua vita privata. Ripeto, in realtà è più semplice di quanto non si creda. Però, dato che stanno facendo delle scommesse, io ti dico, giocaci anche tu e magari facci anche dei soldi. Semplicemente prendi quella che ti sembra più simpatica e le dici: allora, so che voi state facendo scommesse sul mio orientamento sessuale. Facciamo così. Io ti do la risposta in anticipo, però poi voglio il 70% del guadagno. Perché sì, sarai gay, ma comunque se vuoi, te le inculi lo stesso. Io ti mando un grosso bacio. Ciao!